si ha la cattiva abitudine di tagliare l'ortensia bassa, quasi alla base, mentre il modo corretto di potarla è quello che vediamo. I rami che recano una gemma in cima, detta apicale, vanno lasciati alti. Da quella gemma nascerà probabilmente un fiore. Tagliamo invece i rami che recano due gemme anche a 15-20 cm dal terreno. Da queste gemme nasceranno invece delle foglie o nuovi fusti. Ricordiamoci sempre che il taglio deve essere netto, ben pulito e non più di un centimetro sopra le gemme.